Buongiorno Shivaya, eccoci qua con la Bhagavad Gita. Probabilmente in questo incontro riusciamo a finire perché sono 70, 75, 78 versi, dopo vediamo. Quindi siamo al verso 51 del capitolo 18 Sì. e dice: impegnandosi con determinazione è un'intelligenza completamente purificata. Seguendo il metodo prescritto e lasciando andare tutti gli oggetti dei sensi, a cominciare dal suono, e anche attrazione e repulsione, quindi va avanti col verso successivo. Vivendo da solo in un luogo solitario, mangiando con moderazione, controllando la parola, il corpo, la mente, prendendo rifugio nella rinuncia e costantemente immerso nella meditazione, completamente libero dall'ahankara, dall'orgoglio per la propria forza, dalla lussuria, dalla rabbia, dall'aspettativa di onore, libero da mamatva e pacifico, i desideri di questa persona sono sul livello del Brahman. Brahma, Bhuyaya, Kalpate. Nirmama. Ok, allora, vediamo, questi tre versi sono tutti un pezzo unico perché fa vedere in che modo ci si può stabilire i propri desideri sul livello del Brahman e praticamente significa sul livello liberato, sul livello della non dualità. Quindi bisogna impegnarsi con determinazione, è un'intelligenza completamente purificata. Vishuddha, Buddhya Vishuddhaya, con un'intelligenza completamente purificata. Dritya significa con determinazione. Seguendo il metodo prescritto, quindi Niyamya, Yama e Niyama sono le due fasi preliminari di ogni tipo di yoga. Quindi bisogna seguire il metodo prescritto, bisogna seguire le regole, non si può inventarsi dei metodi. Quindi, niyamya, seguendo il metodo prescritto e lasciando andare saddadin ishayam tyaktva. Tyaktva vuol dire abbandonando. Non è un abbandono come rifiuto, ma è un abbandono come lasciare andare. Gli oggetti dei sensi, a cominciare dal suono, saranno sempre presenti, anche perché, anche se fosse completamente isolato da ogni suono, lo yogi continua comunque a sentire i rumori del proprio corpo, a cominciare dal battito del cuore. Quindi, lasciando andare tutti gli oggetti dei sensi, quando noi abbiamo delle sensazioni sensoriali, le accettiamo, le riconosciamo e le lasciamo andare. Così, lasciando andare anche attrazione e repulsione, che raga, dvesha. Raga vuol dire attrazione, attaccamento, dvesha vuol dire disgusto, rifiuto, repulsione. Quindi, andando avanti, il fatto di vivere da soli in un luogo isolato, vivekta sevi, vuol dire che non si è disturbati dalla mente altrui. Già facciamo, diciamo così, un bel lavoro per controllare la nostra mente, se poi dopo dobbiamo controllare anche la mente altrui, diventa ancora più interessante la cosa, più difficile. Mangiando con moderazione, lagvasi, lagu asi, mangiando leggero, non significa che uno deve fare le diete, significa che deve mangiare cose che può digerire facilmente, per cui no, l'energia dell'organismo, l'energia non viene dispersa a cercare di digerire.
se avete mai avuto l'esperienza che quando si mangiano delle cose difficili da digerire, poi dopo invece di avere più energia se ne ha di meno, perché un sacco di energia se ne va per la digestione. Controllando yatta. La parola vak, kaya manasa. La parola, il corpo e la mente. Quindi bisogna stare attenti a quello che si dice, a quello che si fa e a quello che si pensa. Dhyana yoga. Costantemente immerso nella meditazione. Dhyana yoga para. Nityam, sempre, costantemente. Vairagyam. Rinuncia, samupascita, avendo preso rifugio. Avendo preso rifugio nella rinuncia significa che bisogna rinunciare a ogni intenzione egoistica, materiale, quindi Ahankara e Mamatva. Comunque Ahankara e Mamatva lo ripete il verso successivo molto chiaramente. Infatti dice Ahankaram Balam Darpam Kamam Krodham Parigraham Vimucha Nirmama. Nirmama è il contrario di Mamatva. Santo Brahma Bhuyaya Kalpate. Liberi da Ahankara, dall'orgoglio per la propria forza, dal desiderio, dalla lussuria nel senso di desiderio di possedere, di controllare, dalla rabbia, krodham, e dall'aspettativa di onori, parigraham, cioè il fatto di cercare, di desiderare doni, onori, favori, eccetera. Vimucchaya, completamente libero. Nirmama, senza la mania di possesso o appartenenza. Santa, pacifico, cioè che rimane solido e non agitato facilmente. I desideri di questa persona sono sul livello del Brahman. Questi sono i sintomi di una persona che ha superato la identificazione e il condizionamento materiale. Se c'è qualche cosa, interrompetemi, come al solito. Allora, verso 54. Chi è stabilito nella posizione del Brahman è soddisfatto nel sé, non si lamenta e non aspira a nulla, è ugualmente disposto verso tutti gli esseri e ottiene la devozione trascendentale verso di me. Questo è uno dei versi che io preferisco della Bhagavad Gita perché dimostra, afferma chiaramente che la vera bhakti, la vera devozione per Dio è possibile solo dopo aver raggiunto il livello del Brahman, la realizzazione del Brahman. Quello che noi possiamo sperimentare come devozione prima di aver raggiunto il livello del Brahman è semplicemente una forma di sentimentalismo più o meno virtuoso, ma non è vera bhakti. Quindi Brahman Bhuta, lo stato del Brahman, la posizione del Brahman, l'esistenza del Brahman, Prasannatma, soddisfatto nel sé, quindi non cerca soddisfazione altrove. Nasociati, non si preoccupa, non si lamenta. Nakanchati, non desidera ardentemente, non aspira a niente di particolare. Samak Sarvesh Bhuteshu, ugualmente disposto verso tutti gli esseri o anche verso tutte le situazioni, perché Bhuta vuol dire anche qualsiasi cosa sia venuta all'esistenza, quindi anche una situazione, una condizione. A quel punto, quando uno è arrivato in quella posizione, man bhaktin labhate, ottiene, labhate vuol dire ottiene,
Bhaktim, la bhakti verso di me, param, spirituale trascendentale, cioè più elevata. Come abbiamo detto, la bhakti inferiore invece è un po' il sentimentalismo un po' bigotto che troviamo in tutti gli esseri umani non evoluti. Ok. Poi abbiamo il verso 55. Attraverso la bhakti si può comprendermi come veramente sono. Conoscendo questo tattva, si entra infine in me. Bhaktya mam abhijanati yamanyas chasmitattatha tatamam tattotogyatva viśate tad anantaram. Anantaram vuol dire anche eternamente. Senza più dover ricadere in questo mondo. Allora, esistono cinque tipi di liberazione di mukti o moksha. Il primo tipo di liberazione, quello più elementare, che viene chiamato Kaivalyam, che molti confondono con l'idea del Nirguna Brahman, è una liberazione temporanea perché non permette lo sviluppo del potenziale dell'anima individuale. Praticamente è un po' come una specie di freezer dove Jivatma sta lì tutto tranquillo, senza preoccuparsi troppo di niente, è felice, ma non ha nessuna attività, non ha relazione, non ha scambio, non ha servizio. L'unica sensazione che ha è Satchitananda, quindi l'eternità, la consapevolezza di sé, del sé e la felicità non condizionata. Questo è lo stato naturale dell'atma, fino da quando viene all'esistenza. Quindi l'atma esiste eternamente all'interno del Brahma Jyoti, che è la radiosità del Brahman, la luce del Brahman. Infatti, quando l'universo chiude un ciclo, che tutti devono sgomberare l'universo, perché l'universo si chiude e viene riassorbito nel Brahman, tutte le jive, le anime che non si sono liberate completamente, non si sono sviluppate, non hanno sviluppato il loro pieno potenziale, ritornano al Brahma Jyoti. E questa è l'esperienza che hanno anche diverse religioni, diverse persone che non sono particolarmente istruite o realizzate nella scienza spirituale, anche nella famosa preghiera cristiana. No, splenda adesso la luce perpetua, lux aeterna luce ad eis, no? E questa è la luce del Brahma Jyoti, che è eterna finché vuoi stare lì. Quando sei pronto a scendere di nuovo nel mondo materiale per andare a scuola e sviluppare il tuo potenziale, allora scendi. La liberazione finale. La liberazione finale, questa, eternamente, anantaram, no? Eternamente, senza fine, costantemente, avviene attraverso la bhakti, contrariamente a quello che pensano alcune persone che non hanno una conoscenza sufficiente. Questo è quello che dice la Bhagavad Gita. Quindi, andiamo avanti. Dimmi. No. Desidero un approfondimento Certo, dimmi. più Anche dettagliato. io. Perché Esatto. volevo capire, diciamo, in questo caso, diciamo, la coscienza incarnata, fino a,
diciamo che si tratta di uno yogi che non riesce a liberarsi completamente, diciamo, non riesce a superare che cosa, non riesce a percepire, ad arrivare al Purusha. No, questo lo yogi che non completa la pratica dello yoga non è che va nel Brahmajyoti, prende una nascita migliore e continua da dove ha lasciato. Chi va nel Brahmajyoti? Chi non ha la conoscenza della bhakti? Lo yogi che è già impegnato nella bhakti non ha bisogno di andare nel Brahmajyoti. Non capisco a che punto, dove si posiziona la Brahma Jyoti, Il mettiamo. Brahmajyoti è lo splendore, la luce, che è diciamo, la percezione del Brahman non manifestato, il quale Brahmajyoti emana da Paramatma e Bhagavan. Krishna ha detto, Brahmano hi pratishtaham, io sono l'origine, il fondamento e il sostegno del Brahman. Il Brahmajyoti emana da Krishna, Vishnu, Narayana, chiamalo come vuoi. Emana da Bhagavan, da Ishvara. È come la luce del sole che emana dalla sfera del sole. Le scritture spiegano che il Brahmajyoti è come la luce del sole. Il Paramatma è il disco solare che ciascuno di noi vede sopra la propria testa a mezzogiorno, a seconda di dove si trova, e anche riflessa in innumerevoli contenitori di acqua. E Bhagavan è come il corpo celeste del sole stesso. Per cui quando tu dici il sole è entrato nella mia stanza, non è Bhagavan che è entrato nella tua stanza, Non è entrata il sole, ma è entrata la luce del sole, i raggi del luce del sole, sole, lo splendore del sole. Infatti, Brahma, Jivatma. Jyoti significa luce. Allora, dunque, Sì. ecco, questo diciamo, concetto mi è abbastanza chiaro. Bene. Quello che non mi è chiaro, diciamo, siamo arrivati sì, alla Brahma Saguna, in questo caso. Eh sì. Sì. Allora, la differenza tra Nirguna Brahman e Saguna Brahman è che il Nirguna Brahman non manifesta qualità materiali, Certo. mentre il Saguna Brahman è sempre lo stesso Brahman, però osservato dalla prospettiva delle qualità spirituali. Perfetto, mentre Brahman che tu hai, il Brahman che hai citato, che l'hai chiamato Il Brahmajyoti. come? Il Brahma Jyoti? Brahma Jyoti, Jyoti vuol dire luce. Allora, siccome il Brahman, Ecco, sì, il questo diciamo con cosa coincide il Brahma Jyoti. Brahma Jyoti è la luce. Allora, quando la gente, Siamo a livello di Saguna a questo punto. ma non c'è differenza tra Saguna e Nirguna. Il Brahmajyoti è l'aspetto nirguna del Saguna Brahman. Allora, stavo dicendo, il problema è che quando si ha una percezione materiale dell'esistenza, rimane impossibile comprendere veramente che cos'è Dio. Dio non è Dio nel senso di Bhagavan. Non è limitato da tempo, luogo, tempo, spazio e individualità. Bhagavan non è duale. Bhagavan non è limitato dalla dualità. Il fatto stesso che uno pensa di essere Advaita porta il marchio della dualità, perché uno che dice io sono Advaita e invece tu no, questa è già dualità.
Questo è giudizio, dualità, questo lo sappiamo. Non ci è arrivato ancora con la coscienza, è la percezione della dualità, la percezione, che sì, è dualità in se stessa. Cioè, il vero Advaita è capire al di là dell'intelletto materiale quello che è Dio in modo non limitato. Il problema, appunto, come dicevo prima, è se noi pensiamo che Dio sia limitato dal punto di vista da tempo, spazio e individualità, ovviamente pensiamo che il Saguna Brahman sia inferiore perché è limitato. Ma questo non è corretto. E io penso che più che limitato. Pensare e sentire, uno deve sentire. Ma che è entrato in quello stato di coscienza, penso. Più che sentire, Cristina, deve realizzare. Perché noi possiamo realizzare Bhagavan soltanto se abbiamo realizzato Paramatma, soltanto se abbiamo realizzato Brahman, soltanto se abbiamo realizzato l'Atman. Perché se noi continuiamo a pensare di essere il corpo, di essere limitati dal corpo, e lì purtroppo restiamo inchiodati nel pantano. Dobbiamo uscire dal buco, dobbiamo realizzare il sé inferiore, diciamo così, il sé individuale, che poi non è differente dal sé supremo, perché questo è quello che dicono tutte le Upanishad. Aham Brahmasmi, io sono Brahman. Tat Tvam Asi, tu sei quello, tu sei Brahman. No? Cioè, Sarva Kalvam Midam Brahma. Tutto quello che noi vediamo è tutto Brahma, è tutto Brahman. No. Questo è il salto di consapevolezza, di realizzazione che dobbiamo fare. Ma questo richiede la bhakti. Nel senso che la bhakti, come Krishna ha detto numerose volte, è il sistema più... è la strada più veloce, la strada più sicura, che porta anche alla realizzazione del Brahman, perché quando noi entriamo in relazione personale con il divino, acquisiamo, osserviamo il divino, diciamo, meditiamo sul divino, acquisiamo le stesse qualità del divino. È un fatto puramente scientifico, che quando noi serviamo, meditiamo, adoriamo qualcuno, sviluppiamo le stesse qualità, sviluppiamo le stesse tendenze, sviluppiamo lo stesso livello di consapevolezza. Quindi quando noi meditiamo costantemente sul divino, sul Bhagavan, anche se magari all'inizio possiamo non capire cosa stiamo meditando, però se seguiamo il metodo prescritto, come ha appena detto Krishna, se noi seguiamo il metodo prescritto, seguendo le regole, seguendo le attività, seguendo la sadhana, automaticamente ci purifichiamo e sviluppiamo una consapevolezza sufficiente per realizzare Atman, Brahman, Paramatma, Bhagavan, come dicevano i tre versi di sopra, con l'intelligenza completamente purificata. Come facciamo a purificare l'intelligenza? Mica la mettiamo nel crogiolo, la facciamo sciogliere, eliminiamo la feccia. Non si fa così per purificare un'intelligenza. L'intelligenza si purifica concentrandola costantemente nella meditazione sul divino. E come si fa a meditare sul divino senza la bhakti? Bhakti significa dedizione, non significa sentimentalismo. Il problema è che molte persone che sono a livello più basso della realizzazione spirituale
vedono la Barty come una forma di sentimentalismo. Io in uno dei miei ultimi incontri, specialmente perché attorno c'è appena stato, ci sono appena stati Gelmassami e Radassami, no? Per cui diciamo così, nel sottobosco dei devotini, durante queste, in occasione di questi festival, ti mandano gli auguri, no? Come a Natale, buon Natale, il bambino Gesù con la presepino, con la stelluccia filante, cioè, e nello stesso modo, questo stesso tipo di persone, con questo stesso tipo di mentalità, a Gelmassami ti mandano il santino con Krishna, bambino, che si mangia il burro. Cioè, ok. Ma questa è a livello proprio di devozione sentimentale. Queste persone non hanno la più pallida idea di chi sia Krishna. Ho capito, grazie. È tutto chiaro? Ok. Ulteriori domande, Matilde? Chiarificazioni, elaborazioni? No, mi era sembrato di sentire che tu, che alla fine del ciclo, quando viene completamente ritirata tutto il manifestato, tutte le anime vengono liberate. Hai detto questo? Vengono liberate temporaneamente, nel senso che tornano al Brahmajyoti, non è che vanno in amnesia, Però poi devono ritornare nella prossima manifestazione. sì, perché non si sono sviluppate, Ok, vanno basta, in ho capito. vacanza, te, vanno in vacanza, cioè ci sono le vacanze scolastiche, no? Vengono ritirate temporaneamente, ho Esatto. capito. E Ok, infatti, puoi andare avanti. esatto, per questo Krishna qui dice che questa liberazione è definitiva. Una volta che si è compreso veramente il tattva. E la cosa interessante qui è che Krishna dice: Vishate, entra in me. Questo ca si cap fa capire, dovrebbe farci capire che Krishna non è una persona ordinaria che ha un corpo limitato. Quando noi entriamo in Krishna, non è che Krishna ci inghiotte, no? È che Krishna è Satchitananda, è consapevolezza. È completamente inconcepibile alla mente materiale. Che cos'è il tattva di Krishna? Per cui assolutamente non ha dualità. Quando la persona, lo yogi che ha raggiunto questa consapevolezza, questa realizzazione, entra in Krishna, non è differente da Krishna. Parte di Krishna, è come ho fatto l'esempio tante volte, come una cellula nel corpo spirituale di Dio. Quindi entra nel senso che fa parte integrante, è come la goccia d'acqua che entra nell'oceano. Entra proprio, Vishate, significa proprio entrare. Vabbè. Non è spiegabile intellettualmente. Quindi andiamo avanti, vediamo se. L'abbiamo percepito. Eh sì, ottimo, ottimo. Quindi, no. E infatti, ecco fatto, bloccato subito. Allora, verso 50, 8, no, 56. Mentre ancora compie tutte le attività dei suoi doveri prescritti, una persona raggiunge la posizione eterna e imperitura per la mia benedizione e sotto la mia protezione. Quindi
Quindi questo significa che lo yogi che è arrivato, che è entrato in Krishna, non è che deve essere privo del corpo materiale, quindi non deve più fare niente. Continua a compiere tutte le attività, i suoi doveri prescritti, però la posizione eterna e imperitura viene raggiunta per la benedizione e la protezione del Supremo, del Divino, perché c'è una relazione personale attraverso la Bhakti. Quindi, Sarva Karmani Apisada Kurvana Madhyapashraya Mat Prasadam Avapnoti Sasvatam Padam Avyayam Mat Prasadam Madhyapashraya. Significa proprio sotto la mia protezione e per la mia benedizione. Mat. Mat vuol dire me. Di me. Ok, andiamo avanti. 57. Rinunciando a tutte le attività nella tua coscienza, cioè nella tua consapevolezza, nella mente, dedicati pienamente a me, prendendo rifugio nel Buddhi Yoga. E diventa la mia coscienza in modo permanente. Questo è interessante. Noi diventiamo la coscienza di Dio, la consapevolezza di Dio, perché questa è la nostra natura. La nostra natura è quella di essere consapevolezza, Satchitananda. Quindi, entrando in Dio, noi diventiamo la consapevolezza di Dio in modo permanente. Non è facile, ma questa è la conclusione della Bhagavad Gita. Per cui, cioè, ci si aspetta che abbiamo già compreso tutti i capitoli precedenti. Ok. Abbiamo 58. Nella mia coscienza, ma città Sarva Durgani, per la mia grazia attraverserai ogni difficoltà. Ma se scegli di non ascoltare a causa dell'egotismo, sarai perduto. Ah, ma città Sarva Durgani, ma prasada trishasi, atacet tvam ahankaram, a causa del io faccio, io scelgo, io sono quello che fa. No? Ahankaram. Nashroya sì, non ascolterai. Vinansha sì, sarai perduto. Ovviamente non è una perdita permanente, è solo una perdita temporanea dovuta alla confusione. Quindi ha la facoltà di scegliere, Sempre, libero arbitrio. sempre. In qualsiasi momento noi, perché senza la facoltà di scegliere noi non possiamo sviluppare il nostro potenziale, non si cresce. Se non ci fosse il libero arbitrio, noi non potremmo evolverci individualmente, non potremmo sviluppare il nostro potenziale, perché resteremo passivi. La passività non porta alla crescita. Se a causa dell'egotismo pensi non combatterò, la tua sarà una decisione falsa, perché la tua stessa natura ti costringerà a impegnarti. Ah. Yadahankaram ashritya. Se tu prendi rifugio nell'egotismo, nella hankara, nayasva, nayasya iti manyase. Tu penserai, non combatterò. Mityasha, è una falsa decisione, è una falsa percezione, una falsa idea. Perché per tua stessa natura, i tuoi guna e karma ti costringono a impegnarti. E Krishna ha già spiegato che senza impegnarsi, senza lavorare, non è possibile neanche mantenere il proprio corpo.
Per cui, cioè, tutti devono agire, devono impegnarsi in qualche modo. Quelli che fanno i parassiti fanno anche loro la scelta di essere parassiti, perché prendono l'energia dal mondo e non fanno niente per cambiare. E abbiamo il verso 60. O figlio di Kunti, tu sei legato a quelle particolari attività che sono create dalla tua stessa natura, cioè guna e karma, natura materiale. Anche se a causa dell'illusione non desideri compiere questo dovere, ti ritroverai ad agire in quel modo istintivamente. Perché guna guneshu vartante, i guna si impegnano sempre nei guna, anche se senza la nostra scelta consapevole. In questo caso, se noi non ci impegniamo, facciamo la scelta di non impegnarci, può essere una scelta consapevole a livello di Jagran, o può essere una scelta non consapevole a livello di svapna, di sogno, di subconsciente. E Cioè abbiamo qui, diciamo, la sua dimmi. stessa natura è il Kshatriya, perché Sì. lui appartiene al Kshatriya. Cioè, non è che lui appartiene, lui è uno kshatriya per Sì, guna e è uno karma, Kshatriya, sì, è uno. esatto. Cioè, appartiene nel senso che a causa delle sue qualità, delle sue tendenze, delle sue, diciamo così, interesse, addestramento, eccetera, eccetera, lui è uno kshatriya. Quindi, in ogni caso, in qualsiasi posizione noi ci troviamo all'interno del Varnashrama o all'esterno, noi comunque dobbiamo agire secondo la nostra natura. Ovviamente noi possiamo cambiare la nostra natura, possiamo modificare la nostra natura materiale scegliendo di posizionarci, scegliendo di collegarci più con un guna che con gli altri. Infatti Krishna gli dice ad Arjuna, Nitya Sattva Sto, rimani fermamente stabilito, situato nel Sattva Guna, no? Noi possiamo comunque scegliere di modificare il nostro guna e il nostro karma, ma comunque noi dobbiamo comunque agire finché abbiamo un corpo materiale, dobbiamo impegnarlo. Perché il corpo materiale comunque richiede dell'energia per sopravvivere. E noi prendiamo e dobbiamo restituire, dobbiamo contribuire diciamo così, alla comunità universale. Si capisce? Perfetto. Quando qui nella frase, nel primo periodo, l'ultima frase, tutte queste forme si muovono? Ma lo stesso è dove? No, stavi leggendo il verso successivo, che non abbiamo ancora letto. O Arjuna, questo è il A verso 61, 61, 64. sì, hai ragione, sì. No, 61, e non ci vedo. 61. O Arjuna, il Signore di tutti gli esseri risiede nel cuore di tutti gli esseri. E tutti gli esseri si muovono, ciascuno nella propria posizione elevata, come parti di un macchinario sotto il potere di Maya. Ishvara Sarvabhutanam Riddhesher Arjuna Tishtati Brahmayan Brahmayana Sarva Bhutani Yantra Rudhani Mayaya. Yantra è il macchinario. Quindi tutti gli esseri, così come qui sta parlando di un macchinario, noi abbiamo parlato delle cellule del corpo, no? Per cui ogni cellula del corpo si muove, agisce, lavora, ciascuna nella propria posizione, sotto il potere di Maya, sotto il potere della natura materiale. Si capisce?
ogni cellula del corpo spirituale di Dio ha il suo DNA, cioè praticamente Dio è il DNA. Si capisce? Ok, altri chiarimenti? Procediamo. Andiamo avanti. E abbiamo il verso 62. O discendente di Bharata, dovresti avvicinarlo, cioè il Tattva, Dio, dovresti avvicinarlo e prendere rifugio in lui in ogni circostanza. Per la sua grazia raggiungerai la posizione imperitura della pace suprema. Qui Krishna durante la Bhagavad Gita salta dalla prima persona singolare alla terza persona singolare. Quindi parla di sé come Dio e parla di Dio. Quindi Bhagavan non è differente da Brahman. Quindi dovresti Charanam Gaccha, prendere rifugio. Ah. Sarva Bhavena, in tutti i Bhava, in tutte le circostanze, in tutti i sentimenti. I Bhava sono le manifestazioni dei rasa. E lì entriamo nello specifico della Bhakti, della scienza della Bhakti. Tat Prasadat Param Shantim Stanam Prapsyasi Sashvatam. Ecco, qua abbiamo ovviamente la spiega nell'elaborazione. Dobbiamo rimanere confusi da questa idea perché è concepibile attraverso la logica materiale, la mente e i sensi, ma può essere percepito direttamente come Prakasha, Darshana, attraverso l'intelligenza spirituale ricevuta da Buddhi e gli occhi delle scritture, quindi Shastra Chakshus. Questa è la ragione per cui non è possibile ottenere alcuna realizzazione senza aver prima studiato attentamente gli Shastra. E perché solo la Bhakti può aprire l'ultima porta che conduce alla perfetta realizzazione. Ciò suggerito in questo verso è l'espressione Sarva Bhavena, con tutti i Bhava, in tutti i Bhava, dove Bhava significa esistenza, essere, natura, corpo, nascita, circostanze di vita, ma anche emozione, sentimento e relazione d'amore. L'unione suprema yoga tra l'Atman e il Brahman viene dunque paragonata al momento mistico del fondersi delle esistenze di due amanti. Il brivido di estasi in cui l'ego si dissolve viene dimenticato. È lo Spanda Karika, il tremore sacro, la pulsazione della felicità senza forma e onnipervadente, dell'esistenza, della consapevolezza che si trova nel nucleo stesso della creazione e della dissoluzione, simboleggiato dall'unione amorosa orgasmica tra Shiva e Shakti, tra Krishna e Radha. Questa è la soprattutto tutta la spiega, eccetera, eccetera. Ok. Abbiamo il verso 63. In questo modo ti ho descritto in supremo tra tutti i grandi segreti. Ora riflettici attentamente. E poi fa come desideri. Questa è una cosa che molte persone non riescono a capire perché immaginano che Krishna dia delle istruzioni, dei comandamenti che tutti devono seguire. In realtà la religione vedica, la spiritualità vedica non ha niente a che vedere con questo tipo di approccio alla religione e alla spiritualità. Krishna non dà nessun comandamento. Vishnu non dà nessun comandamento. I Veda non danno nessun comandamento. Danno una scienza. Ti dicono, ok, se tu fai così, succederà così. Se tu fai cos'ha, succederà cos'ha. Adesso io ti ho spiegato tutta la storia, la scienza, le leggi della natura, le leggi della natura materiale rispetto a quella spirituale, eccetera, eccetera. Adesso riflettici attentamente e poi fa come desideri, devi fare tu la scelta. Ognuno di noi deve fare la scelta. Qui sta Il libero arbitrio qua esatto, subentra, no? il libero arbitrio è il punto fondamentale che diciamo, le culture abramiche, post-abramiche non riescono a comprendere.
Perché se appena appena uno non fa quello che i preti gli dicono di fare, viene punito. Per cui la gente pensa che il karma è una punizione o un premio. Ma non è così. O che il karma viene decretato da Dio. No, il destino viene scritto. No, assolutamente no. Noi scriviamo e riscriviamo il nostro destino momento dopo momento, giorno dopo giorno. Il libero arbitrio è fondamentale per l'evoluzione spirituale, oltre che per l'evoluzione materiale. Se noi non abbiamo la possibilità di scelta, non possiamo imparare, non possiamo crescere, non possiamo maturare, non possiamo diventare persone responsabili. Non ci è mai data l'opportunità di scegliere, di essere responsabili. Come facciamo a diventare responsabili? È impossibile. Si capisce? Perfettamente. Fantastico. E quindi continuiamo con il verso. Yuppa, dov'è? 64. E Krishna continua, glielo spiega di nuovo. Ascolta nuovamente da me il segreto più grande di tutti. L'istruzione suprema, l'insegnamento supremo. Tu mi sei molto caro e questo è il motivo per cui parlo per il tuo bene. Ok. Quindi, di nuovo, buia. Non è ancora stufo. Questo non è mai stufo. Eccolo qua. Manmanabha madbhakto, madhyaji mannamaskuru. Namaskar, mame vaishensi satyante, pratijane priyosime. 65. Focalizza la tua mente su di me, pensa a me, diventa mio devoto. Bhava madbhakto, diventa madbhakta, mio devoto. Madhyaji, adorami nel senso che compi azioni sacre per me. E Krishna l'aveva già detto anche prima, tutto ciò che fai, yadkaroshiya, dasnasiya, juhosi, dadasiya. Allora, questo è madharpana, fallo per me. E offrimi rispetto, mannamaskuru, offri il tuo omaggio, offrimi la tua meditazione, la tua, diciamo così, il tuo affetto rispettoso. E certamente verrai a me. Mame vai, scensi. Satyam, sicuro, vero, in verità, te lo prometto in verità perché mi sei molto cara. Priosime. Questa è la risposta alla domanda per cui tante persone diventano ate, no? Perché c'è il male nel mondo? Perché noi siamo bambini stupidi che insistiamo a giocare a farci del male. E Dio ci guardi, cioè, vabbè, quando vi siete stufati di prendervi a randellate a vicenda, venite in casa che facciamo merenda, no? Okay. Quindi, 66. Lasciandoti dietro tutte le differenze riguardo ai doveri. Prendi rifugio in me soltanto. Non ti preoccupare, io ti libererò da ogni dubbio. Questo è un altro verso che viene mal interpretato molto spesso. Sarva dharman paritya bhame kam saranam braja. Aham tvam sarva pape bhyo moksha yishyami ma succe. Molte persone pensano che in questo verso Krishna esiga una fedeltà assoluta cieca, una fedeltà cieca assoluta in cui bisogna obbedire, credere, obbedire, combattere senza discutere, no? E anche contro i principi del Dharma, quindi contro la propria coscienza, contro l'etica di base, contro l'umanità, no, questo verso assolutamente non dice queste cose, questa è un'interpretazione tipicamente abramica.
purtroppo molte persone sono influenzate dalla mentalità abramica, quindi fanno questa distorsione, interpretazione errata. In realtà, Sarva Dharman non significa i principi del Dharma, significa le differenze riguardo ai doveri, perché qua sta parlando dei vari tipi di doveri, dei vari tipi di attività specifiche che ognuno in questo mondo, nella società umana, in questo tempo, luogo e individualità, è tenuto a compiere, appunto, Arjuna come Kshatriya o gli altri come quello che viene determinato da alcune karma che rimangono sempre materiali. Quello che Krishna sta dicendo in questo verso è che bisogna prendere rifugio nella spiritualità, cioè ricordarci sempre che noi siamo la consapevolezza di Dio, come diceva prima, no? Se noi rimaniamo ben stabili in questa consapevolezza trascendentale, noi saremo in grado comunque di continuare a compiere tutti i nostri doveri, anzi dobbiamo continuare, però non vediamo più differenza. No, non è che non vediamo differenza tra riguardo alla nostra posizione rispetto ai doveri. Non è che uno ha alcune karma di un shudra, siccome non vede differenze, si impegna nei doveri di uno kshatriya. No, non è così. Non vede più differenza nel senso che non vede una grande differenza tra la mano, la testa e le gambe, perché è sempre la stessa persona. Quando noi vogliamo bene a una persona, non è che curiamo soltanto la testa o la mano e gli maltrattiamo i piedi. Non c'è differenza tra la mano e il piede, ovviamente c'è una differenza funzionale, di impegno, di natura, dal punto di vista diciamo, Svadharma, ma non è una differenza ontologica, in quanto si tratta delle stesse cellule, dello stesso DNA, della stessa persona. Non so se si capisce. Sì, mi capisci. Bene, meno male, perché non è facile, eh? Questo è, purtroppo molte persone l'hanno usato male questo verso per giustificare l'ereditarietà delle caste che rovina sia l'individuo che la società. E quindi diventa un casino. Allora, andiamo avanti. Ok. Verso 67. Questo segreto non dovrebbe mai essere rivelato a una persona che non ha devozione o austerità. Non dovrebbe essere trasmesso a una persona che non è interessata ad ascoltare o che è ostile verso di me. Ovviamente, perché a queste persone, invece di capire bene, diciamo così, apprezzare la validità di questi insegnamenti, li interpreta male e quindi combina un danno sia per se stesso che per la società. 68. Chi spiega questo segreto supremo ai miei devoti, cioè alle persone che sono dedite alla spiritualità, stavo svolgendo il servizio devozionale supremo e mi raggiungerà certamente, non c'è dubbio. Siamo salvi. Siamo salvi! Esatto. Ok. 69. Tra tutti gli esseri umani nessuno mi è più caro e nessun altro mai mi sarà più caro in questo mondo. Quindi è per questo che Adi Shankara ha chiaramente detto che la Bhagavad Gita è essenziale. 70. Una persona che studia questa nostra conversazione sul Dharma mi adora attraverso la celebrazione della conoscenza. Questa è la mia opinione. Quindi,
bisogna studiare bene. E il verso 71. Qualsiasi essere umano ascolti questa discussione con fede, libero da invidia e ostilità, diventerà liberato e raggiungerà i pianeti fortunati di coloro che hanno compiuto azioni meritevoli. Almeno Swarga ce lo becchiamo. Ok. 72. O Partha, hai ascoltato tutto questo con piena concentrazione di consapevolezza? O Dhananjaye, la tua confusione dovuta all'ignoranza è stata distrutta? Cioè adesso hai le idee chiare? Hai capito come funziona? Allora, abbiamo 73. Arjuna disse: O Aciuta, per la tua benedizione la mia confusione è stata distrutta. E ho ritrovato la memoria. Sono fermamente stabilito nella visione della realtà e i dubbi sono superati. Seguirò le tue istruzioni. E abbiamo il 74. Sanjaya disse: Ho così ascoltato questa conversazione tra Vasudeva e Arjuna, la grande anima. È tanto meravigliosa che mi si rizzano i capelli. È emozionato, è emozionato. 75. Per la grazia di Vyasa ho potuto ascoltare questo supremo segreto trascendentale dello yoga, direttamente dalle parole pronunciate personalmente da Krishna, il Signore dello yoga. 76. Ora, ogni volta che penso a questa straordinaria conversazione sacra tra Keshava e Arjuna, provo una grande gioia. E questo. Ok, siamo 77, penultimo verso. O grande re, pensando costantemente alla meravigliosa forma di Hari, sento ondate di gioia e di sorpresa, ancora e ancora. Ultimo verso. Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partho Dhanurdhara, Tatra Shrir Vijayo Bhutir. Dhruvanitir Matirbama. Ovunque ci siano Krishna, il Signore dello Yoga, e Arjuna, il grande arciere, ci saranno prosperità, vittoria, gloria, determinazione e moralità. Questa è la mia opinione. E questo è l'ultimo verso della Bhagavad Gita. Ed ecco qua. Sono 610 pagine e abbiamo concluso. Ups. Concluso. Voilà. Eccoci Ecco. qua. Ce l'abbiamo fatta. Allora, è stato un bel viaggio. È stato È un bel stato un viaggio. viaggio meraviglioso. Esatto. E la Bhagavad Gita si continuerà a studiare innumerevoli volte. Fa sempre bene alla salute. E eventualmente, se volete, possiamo continuare, ma vediamo con cosa. Decidete voi, libero arbitrio. Si può vedere le Upanishad, si possono vedere tante. Ah, adesso no, io almeno io penso in questa maniera qua. Forse ci conviene tornarci un attimino noi da soli su quello che abbiamo fatto, Certo. magari guardando un po' anche i video che I abbiamo video. fatto. Sì, e magari leggendo anche i commentari, cioè le spiegazioni, le elaborazioni, eccetera. Io mi rendo Esatto. conto che la mia edizione della Bhagavad Gita può essere molto tecnica, perché ha un sacco di citazioni, un sacco. Bisognerebbe, se volete, non lo so, proposta, potremmo fare un pochettino di sanscrito. Giusto? Un filino, proprio una spolveratina. Pensateci. Adesso concludo la registrazione per oggi. Noi L'hai rimaniamo un fatta? attimo in L'hai linea. conclusa? L'hai No, conclusa? la concludo adesso. Jai Jagannath.